Queste sono le Takumi Sen 9 di Adidas e rappresentano la scarpa più veloce per correre i 10 km. Hanno diminuito pure il peso. Per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche, sapendo che sono adatte per tutti i podistamatori che pesano meno di 75 kg. La Takumi Sen 9 nella taglia US 9 pesa 181 grammi, anche se le mie bilance parlano di 185, drop 6, 33 mm nel tallone, 27 mm nell'avampiede, un buono spazio, almeno per una scarpa filante da gara nell'avampiede stesso, utilizza una piastra che è, ne parleremo dopo, leggermente meno aggressiva del modello precedente. E queste comunque sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato di questa scarpa e soprattutto a chi adatta, e poi vi spiego anche quale rotazione metterei per il marchio Adidas. In primo luogo, ho amato tantissimo la tomaia che rispetto al modello precedente ha contribuito alla riduzione di peso, soprattutto la lacciatura è migliorata, anche se prima la linguetta era agganciata a soffietto, mentre ora l'aggancio è più tradizionale e deriva semplicemente dal fatto che c'è un nastrino nella parte superiore che consente di far sì che la linguetta stessa non si sposti. Nella versione precedente era molto difficile allacciarla, in questo caso invece è davvero semplicissimo. Ho amato poi il fatto che questa linguetta racing si estenda più in alto sul collo del piede in modo tale da garantire che il piede sia ben bloccato in ogni condizione di allacciatura. A livello di numero suggerisco lo stesso numero, la scarpa è assolutamente filante, ma questa tomaia relativamente plasticosa vi consente comunque di tenere il piede ben bloccato in tutte le condizioni di corsa. È migliorata però la traspirabilità della scarpa stessa, sono stati aggiunti dei fori sulla parte laterale sia interna sia esterna. Ho amato anche i 7 occhielli a disposizione che consentono di avere un bloccaggio del piede molto buono, nonostante il design del tallone molto flessibile, design che prevede comunque un'imbottitura all'interno del piede stesso. Tutta questa struttura garantisce un perfetto bloccaggio del piede e sicuramente una corsa davvero molto reattiva. Ho amato poi nel tallone la solita linguetta che consente un sollievo al tendine d'Achille. Chiaramente questa struttura è stata adottata su tutte le scarpe di Adidas del 2023. Ho amato il fatto che a livello di mescola sia esattamente la stessa mescola delle Avanti Tokyo, quelle utilizzate alle Olimpiadi. Sicuramente sono davvero molto morbide e al tempo stesso comunque una delle scarpe più reattive presenti sul mercato. L'ho testata utilizzando tutti i miei sensori, ma la morbidezza di questa scarpa si sente soprattutto a velocità elevate. Molto interessante notare che nell'avampiede ci sono ben 2,7 cm di mescola morbida. Mi sono punto con la scarpa chiodata da pista. Ho amato il fatto che rispetto al modello precedente questa scarpa sia leggermente più flessibile, cosa che la rende meno aggressiva del modello precedente, che secondo me forse andava bene a una quantità minore di podistamatori. Ho amato inoltre che la mescola sia davvero molto più morbida rispetto alle altre presenti sul mercato, ma al tempo stesso davvero stabile. Chiaramente la scarpa si gira al suo interno, non ci sono supporti antipronazione, ma nemmeno sulla parte laterale, e di conseguenza questa scarpa è suggerita soltanto a podisti amatori evoluti che volessero però correre molto velocemente, non soltanto in pista ma anche in strada. A livello di design ho amato il fatto che la scarpa si piega nell'avampiede, che comunque ha una struttura particolare con degli angoli visibili sia nell'avampiede sia nel mesopiede, una struttura barchetta che rende questa scarpa ancora più reattiva per chi appoggiasse di avampiede, mentre per chi appoggiasse di tallone c'è un angolo smussato di 30 gradi che consente di fatto di smorzare le forze al meglio, almeno secondo la letteratura scientifica, ma poi ogni implementazione è diversa. Struttura smussata che non è presente nelle scarpe delle Olimpiadi, perché ovviamente si corre solamente di avampiede. Ho poi amato gli Energy Road 2.0, che dovrebbero essere in fibra di vetro, ma scrivetemi qua sotto se avete un'esperienza diversa. Secondo me questa struttura è sia aggressiva, ma fino a un certo punto, sia comunque accondiscendente per il podista amatore evoluto, vi obbliga quasi a correre di avampiede. Questa cosa l'ho apprezzata tantissimo perché la scarpa non è così rigida come altre presenti sul mercato. Tra l'altro sarebbe
trasparente se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. La scarpa poi utilizza una soletta che non è rimovibile, sulla quale c'è scritto End Plastic Waste, per indicare che comunque questa scarpa ha una vocazione ecologica che oramai è presente in tutte le principali aziende di footwear. Ho amato ovviamente anche il battistrada, che non è cambiato molto rispetto al modello precedente, dove troviamo una suola Continental con una trazione che definirei perfetta. Nella parte anteriore lo spazio dell'avampiede è buono ma non eccezionale, una struttura segmentata sulla parte laterale, una gomma leggermente più morbida, una gomma nella parte dove si appoggia più dura con una trazione assolutamente eccezionale. Sulla parte posteriore una mescola a ferro di cavallo che tenderà, se soprattutto strisciate il piede, a rovinarsi dopo 300-400 km. La trazione resta molto buona, l'ho pure provata con la neve e posso dire che comunque funziona benissimo, non è cambiata rispetto al modello precedente. Ovviamente squadra che vince non si cambia. A chi è adatta questa scarpa? Sicuramente al podista amatore evoluto, ma anche quello che comunque cercasse di correre velocemente, che non pesasse più di 75 kg, avesse un appoggio neutro, perché comunque la scarpa sul tapis roulant non la consiglio. A livello di distanze poi la raccomando sicuramente per correre i medi, per correre le ripetute, i fartlek, ma al massimo fino alla mezza maratona, perché dopo, secondo me, ci sono soluzioni migliori anche in casa Adidas. Se credo che farete fatica a correre oltre l'ora di corsa con questa scarpa, penso che sotto l'ora, proprio per la massa molto ridotta, pesa solamente 181 grammi, questa scarpa vi consentirà di ottenere davvero risultati eccezionali sui 5, sui 10 km, ma anche se correte la mezza maratona, per esempio sotto l'ora e 10, l'ora e 15. A livello di durata poi, secondo me, questa scarpa potrebbe essere utilizzata per tutte le corse veloci, almeno fino ai 400 km, chiaramente se la dovete utilizzare in gara, penso che potreste fare una quindicina di 10 km, ma soprattutto la potreste utilizzare anche per le corse relativamente lente, perché la scarpa non è così aggressiva come ho detto all'inizio, e quindi quando la mescola non sarà più reattiva la potreste ovviamente utilizzare per le corse lente, perché questa scarpa è davvero molto morbida. Non sono però tutte rose e fiori, secondo me questa scarpa è adatta soltanto al podista amatore molto evoluto, ma che comunque utilizzerebbe, secondo me, meglio la Adios Pro 3, perché questa ha nell'avampiede una quantità di gomma inferiore e quindi, siccome non si corrono solamente i 10 km, questa scarpa ha un utilizzo abbastanza limitato e comunque costa di listino 200 euro, cosa che forse non la rende adatta per il podista che cercasse la prestazione estrema, anche perché comunque dal mio punto di vista è meno reattiva, e siccome questa scarpa è pensata per battere tutti i record planetari, forse non la utilizzerei e cercherei qualcosa di più aggressivo. Inoltre, per ridurre il peso è stata ridotta la quantità di gomma presente nel battistrada, cosa che, sebbene la trazione sia assolutamente perfetta, con il passare dei chilometri potreste in effetti avere qualche problema. Se dovessi suggerire una rotazione in casa Adidas, utilizzerei questa Takumi Sen per le ripetute veloci corse a VO2 Max, mentre prenderei le Boston per le corse più veloci ma anche più lente, e chiaramente le Adios Pro 3 per la gara. Se avete la fortuna e i soldi di provare le EVO1, comunque ve le consiglio, perché sembra che facciano tutti i record con questa scarpa. In conclusione, Adidas sta migliorando significativamente il suo catalogo. Se è vero che manca ancora, ma la stanno producendo, la scarpa che suggerisco per correre le corse lente, questa Takumi Sen 9 è adatta per tutti i podisti amatori che cercassero la velocità e volessero correre al massimo un'ora di corsa. Mi è piaciuta tantissimo e soprattutto poi può essere utilizzata per le corse lente, perché come già detto è molto morbida. Sebbene costi 200 euro di listino, ora si trova tra virgolette a dei prezzi accessibili, quindi la raccomando, vi metto qua sotto qualche link per l'acquisto. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dare da mangiare al coniglio. Ciao!